Siamo con Gianfranco Palazzolo, giornalista ultradecano di Radio Radicale, che, al quale chiediamo naturalmente questo grande appuntamento, importante appuntamento nazionale, l'elezione del 13° Presidente della Repubblica, le impressioni di questa prima giornata, le emozioni naturalmente che anche come notista di stampa avrà naturalmente avuto nella sua lunga esperienza e i nomi che in questo momento sono più accreditati. Allora, dunque c'è una grande incertezza. Oggi probabilmente sarà una giornata da scheda bianca, anche perché ho l'impressione che tutti i partiti abbiano un po' improvvisato dietro la copertura del no alla candidatura di Berlusconi. Quindi non c'è un quadro molto, molto chiaro e parecchi gruppi parlamentari hanno tutti quanti timore a presentare un candidato. Tant'è vero, gli unici candidati che si sono affacciati sono candidati di bandiera che vengono mandati un po' allo sbaraglio in attesa di far concretizzare la trattativa. Il problema è che ci si è mossi finora attraverso la logica degli schieramenti, mentre sarebbe opportuna forse una riunione di un po' tutti i gruppi parlamentari, perché con gli incontri bilaterali non si va molto lontano, perché una volta che uno esce da un incontro, come per esempio possono farlo oggi Letta con Salvini, possono partire i distinguo. Allora Berlusconi è entrato in questa logica con la decisione di voler far saltare il banco per Draghi e inducendo quasi tutti a ritornare da Mattarella, che nel frattempo ha preparato gli scatoloni. E oltre il primo giorno, da quello che dalla Vulgata, probabilmente per le prime tre chiame non ci sarà un nulla di fatto praticamente. L'impressione è questa, anche se poi bisogna vedere se si riuscirà a trovare un accordo su un candidato forte. Io temo che poi alla fine di tutto si tornerà da Mattarella per chiedergli di restare al suo posto, anche perché i partiti sono troppo spaventati dall'ipotesi del voto e anche dall'ipotesi di far saltare il quadro politico, che è un quadro politico delicato, inedito e oserei dire irripetibile. Gli unici che vogliono andare al voto sono quelli di Fratelli d'Italia, che hanno un margine di crescita per il quale non sono spaventati dalla riduzione del numero dei parlamentari. Secondo lei, e concludiamo, il vero nome non è ancora venuto fuori? Il vero nome non è venuto fuori, anche se i nomi a cui si pensa sono quelli che sono sulla bocca di tutti e che nessuno ha il coraggio di presentare come candidati. Grazie e buon lavoro.